Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi, lunedì 17 ottobre. Volpiano ha arrestato un 43enne panettiere incensurato. I carabinieri di Chivasso hanno trovato in un appartamento vuoto a Volpiano, di sua proprietà, oltre 3 kg di cocaina purissima, del valore di oltre 500.000 euro. Erano nascosti in una scarpiera insieme a un kit per confezionare la droga. I carabinieri hanno sequestrato anche 910 euro in contanti, forse frutto dell'attività di spaccio. A incastrare l'insospettabile panettiere sono state le segnalazioni di alcuni residenti della zona. San Giorgio Canavese, assaltata nella notte la villa di un assicuratore di San Giorgio. Due rapinatori con il volto coperto e armati di un taser hanno atteso che l'uomo, un 64enne, rientrasse da una serata trascorsa con gli amici. Poi lo hanno aggredito e malmenato. Ha raffato il bottino, 6.000 euro in contanti e un orologio di valore e si sono dileguati. L'assicuratore è stato medicato all'ospedale di Ivrea e se la caverà con una decina di giorni di prognosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Caselle. I finanzieri della tenenza aeroportuale di Caselle Torinese, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno fermato nei giorni scorsi un cittadino di origine keniana in entrata nel territorio nazionale proveniente da Nairobi, nel tentativo di importare 19.000 euro in contanti non dichiarati. Cornier, i volontari della Proloco hanno preparato ieri oltre 7 quintali di calda arroste che sono state distribuite ai numerosi partecipanti giunti in piazza, dove nel corso della giornata, sul palco allestito per l'occasione, si è esibita la cover band ufficiale dei Pooh, Regeneration Pooh. Rivarolo Canavese, piazzale Tisetto, ieri ha preso colore in occasione della prima edizione di Rivalt, organizzata dall'Associazione Commercianti di via Maurizio Farina. Già in programma lo scorso fine settimana, la manifestazione era stata rinviata a causa del maltempo. Diversi writers hanno dato sfogo alla loro fantasia, sbombolettando opere estemporanee su pannelli appositamente montati e su una vettura. Castellamonte si è trasformata in una giornata di festa per i bambini e per le loro famiglie la cerimonia di chiusura della 56esima mostra della ceramica di Castellamonte, tenutasi in Piazza della Repubblica domenica 16 ottobre, con musica e danza. Mentre nella mattinata gli allievi della sezione di design del liceo Faccio hanno insegnato ai più piccoli a modellare e creare piccole gente in ceramica. L'appuntamento è stato anche occasione per far provare ai bambini vari strumenti, dal violoncello al violino, passando per il corno e il trombone. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di serata!